passo e io interessati nel prepartita tra Olimpo e Atletico Manantroppo. Una sfida interessantissima di Major League. Tu ne sai qualcosa assolutamente? Fa le foto, ma non conosco nemmeno il torneo, diciamo, dove sta, diciamo, lavorando. Siamo pronti, e mentre D'Angelo si compiace del suo risultato il quinto posto probabile, sta per iniziare questa partita. L'Olimpo invece si trova a 15 punti con 6 partite giocate. Ricordiamo che Scon e Team sono ad appena 3 punti sopra, in prima posizione, che militano questa lega. Attenzione al tiro larghissimo, inizia subito col botto questa grande partita di Major League. Dicevo, gli Olimpo che proprio lo scorso match di domenica hanno vinto un match importante. Attenzione, Dinche salva sulla linea, sono fermi ormai da 2 settimane. Attenzione, ci dice che è al limite dell'area il tiro. Zarone, i cognomi di questa partita che ci accompagneranno in tutti i 50 minuti di gioco, per 4-4, 8 gol entrambe le partite, entrambe le squadre. Attenzione, c'è Luca Rungi al limite dell'area, il tiro alto sopra la traversa, si distrae un po' proprio della traiettoria giusta. E quindi rinvio, Murillo stoppa di petto, ma la lascia dito perché c'è ancora D'Angelo a mettere fine alla sua azione offensiva. C'è Murillo che se la porta sul destro, poi Rivelli, il tiro deviato, c'è! La partita che vuole assolutamente vincerla. Orizzontale verso Chiacchio, che è rientrato al posto di Vittorio, la palla arriva a Diga che la deve mettere solo dentro, scalta Zarone, ancora un'azione leziosa. Lì nella tre quarti arriva Rivelli a recuperare questo pallone, a farla suo, di tacco benissimo per Murillo a memoria, che deve mettere al limite dell'area per D'Angelo. L'opportunità, generosissimo verso Carpentieri, il tiro deviato. Attenzione, quando sembrava tutto finito, tutto normale, l'arbitro decide di richiamare al VAR perché il suo occhio aveva visto qualcosa che non andava. Effettivamente c'è un tocco con il braccio di Picardi in area di rigore, quindi rigore. Tutti in silenzio, attenzione, va con il destro. Era in traiettoria spinosa, ma la palla riesce ad arrivare comunque in rete. Teso benissimo a sinistra. Cerca un compagno, cerca Dike che giganteggia su D'Angelo. Riesce a farla sua, se la porta addirittura sul destro. Viene messo a terra, calcio di rigore. Il secondo di questa partita, si segna solo dal dischetto. Contro Zaro. Il destro colpisce il palo. Passo tra i due, alla fine la meglio da Kunto, che riesce a servire verticalmente Dike. Arriva anche Cuccaro a mettermi siero sul collo in una giornata freddissima. Enzo Picardi in prestito dall'Elite Leeds. No, però quest'anno è un gioco. Prestito negli anni. A cercare in realtà Rungi, che non la stoppa ma stacca di testa per Chiacchio, che fa il suo lavoro. Allora, attenzione, mandrà Chiacchio fortissimo il pallone. Benissimo Chiacchio che si libera dalla marcatura. Riesce a servire Peter, che è solo contro due. 3 contro 3 in area di rigore, non arriva, ma c'è D'Angelo che si butta a terra per prendere questo pallone. Ancora da Punto che se l'ha aperta, è al limite dell'area con il sinistro deviato, non ci arriva Luca. Finisce il primo tempo 1-0 Atletico Manantroppo, che si sta tenendo veramente stretto questo risultato, lo sta difendendo con i denti. Inaspettato, perché Atletico per d'avanzo gestisce il centrocampo, la dà al compagno, Chiacchio sradica il pallone dai suoi piedi, se la porta sul sinistro, il tiro largo, non stacca Murillo, Peter la blocca, non decide di servire il compagno sulla fascia che sta correndo come un cavallo pazzo, ma Dica in questo momento è più pazzo di lui, la mette con il destro esterno, la porta non c'è. Offendono e difendono bene, ma l'Atletico sembra avere la meglio anche nel secondo tempo. Chiacchio serve in prota, che allunga verso Rungi, che stacca verso Dike, che ha l'opportunità, Zarone la toglie sulla linea, benissimo, incredibile. Ancora calcio d'angolo, Murillo a terra, c'è Vittorio che carica il destro debole. D'Angelo a cercare una motivazione, attenzione, c'è solo in mezzo, non c'è nessuno, c'è Rivelli sul pallone, Luca Rungi lasciato da solo, non riescono a prendergliela, entra in area. Attenzione, si divora l'ennesima occasione proprio nell'altro campo, e ha fatto un gol incredibile. Tra l'altro ce l'ho io a porta, quindi ho vissuto direttamente lo spettacolo che ha dato Luca. C'è Peter, la mette in mezzo, tesa, con l'azione offensiva dell'Olimpo, benissimo Vittorio che serve il gemello, carica il destro, teso lungo a cercare un compagno, la spizza d'avanzo, c'è Murillo che con il destro
trova però il muro nero. Di respirare dietro per Dacunto, ancora servito al centrocampo, ritacco benissimo per il numero 3, ancora Vittorio Rungi a darla al suo gemello, dica benissimo servito, ancora un'occasione sprecata di piatto, Icardi con il destro, attenzione Zarone, il riflesso. Sono 1-1. Sì. E chi ha segnato? Abbiamo segnato noi che faccio il gol. E poi loro non hanno segnato. E poi loro, sì. Come? Il tiro, attenzione, la parata di Zarone. Ma allora lei si sta inventando il gol. Non hanno segnato. Attenzione ancora, Zarone a salvare, poi il gol di Luca Rungi. Arriva! Si è riscattato dopo un rigore sbagliato di prima. Zarone ci ha messo veramente il cuore, ha fatto veramente di tutto. Una d'aria che non si è fatto sfuggire l'occasione per segnare dopo tanti tentativi. Attenzione alla palla in mezzo, sgambettate di tutti, pensava di essere in parità, invece è solo adesso che l'Olimpo ha fatto il suo primo gol di questa partita. Allora chiacchiere, adesso partono prepotentissimi e vogliono assolutamente arrevogliare la seconda bracciola. Attenzione, groviglio di gambe tra entrambi i componenti della squadra. Va D'Angelo, fortissimo con il destro, deviazioni, alla fine c'è Cappiello a salvare e poi il gol di Carpentieri che in silenzio avanza di una lunghezza, fa avanzare i suoi gran gol di Carpentieri che arriva dopo una punizione. Seguire 16 Orange Offense e poi al primo posto i campioni degli scontri team che sono a 18 punti. Chiacchio! Non facciamo in tempo a risultare per il gol precedente che è il numero 7, emulando un noto Saria. Va D'Angelo con il destro, attenzione forte, c'è sul numero 9, si volta questo pallone, c'è Vittorio Rungi, questa volta sono 3 contro 2, anzi 4 contro 2, c'è Luca, gran tiro, parato ancora da Zarone, grande tenacia questa partita che è in parità, attenzione la palla ancora in mezzo, chiacchio e tiro Zarone, miracolo ancora, veloce, attenzione la palla a campanile, c'è Dite, c'è D'Angelo su di lui, giganteggia ancora Rungi che serve un compagno in aria, c'è Dite, attenzione ancora Zarone con tutte le parti del corpo, Carpentieri non ci può credere prima di difendere questo calcio d'angolo, attenzione questa volta va Icardi, non facciamo in tempo a congratularci con le grandi prestazioni di Zarone che Icardi la mette dentro con il destro. Io di peggio rovere segna. Rigenti. Attenzione, grandi parole del numero 2 che pare male, ancora Carpentieri, come fosse un'altra chance per i ragazzi dell'Atletico che adesso sbaglia però con il passaggio, palla in mezzo, Carpentieri deve vedere un compagno, lo fa! D'Avanzo si divora! Icardi, Luca Rungi. Se la porta sul destro, benissimo per Dica che deve solo indirizzarla verso la porta, non arriva il gol. Giusto il corpo per questa squadra che attualmente sta vincendo. Ancora Luca Rungi, il controllo, carica addirittura il destro, Zarone respinge il pallone, fa terra, non c'è niente, l'arbitro deve alzarsi, forse rivedremo al VAR. Luca Rungi aggancia con il destro, è solo contro due, c'è Vittorio che con una classe e una calma veramente stellare riesce a mettere in sacco questo quarto gol. Parlate, parlate, parlate di me adesso sull'invidia. Probabilmente questa è la canzone che Vittorio Rungi starà pensando nella sua testa. Gol. Finisce questa incredibile partita. L'Olimpo mette in cassaforte la prima posizione che condivide con gli Sconettino. Grande risultato. Luca Rungi a segno. Prime impressioni prima dell'intervista. Ottima partita, sofferto. Vabbè. Finisce la partita tra Olimpo e Atletico ma non troppo. E Atletico ma non troppo mettono il gettone e l'Olimpo si fa il giro sulla giostra, dato che comunque siete andati avanti nel punteggio, avete tenuto testa ad una squadra che milita in prima posizione in classifica. Cosa problema, non è andato poi? Sono l'assenza il problema. Giustamente voi peccavate un po' di questo. Cioè, i ragazzi qui non li conosciamo proprio. È vero. Erano nuovi. Però hanno aiutato comunque, avete fatto due gol. Abbiamo giocato bene, solo è l'intesa che non va. E quindi a organico completo, dobbiamo vedervi domenica prossima, grazie D'Angelo. Abbiamo Luca, oggi hai morso un po' l'area di rigore, sei riuscito ad andare a segno dopo un po' di tentativi. Cosa non è andato in te, però cosa è andato nella squadra? È un primo tempo, diciamo, non da noi. Secondo tempo ci siamo combattati e abbiamo ripreso la partita. Menzione d'onore a? Enzo Icardi.
un grande giocatore che porta la squadra su 3-2 e poi Rungi Vittorio su 4-2 la Juve. Benissimo, portate la barca all'asciutto lì in vetta alla classifica, salutiamo Luca e a domenica prossima.